Ci siamo fermati prima a Illumina le tenebre del cuore mio e abbiamo visto come è profondamente biblica questa richiesta di Francesco e come anche Chiara, in un certo senso, ha bevuto a piene mani al cuore e all'esperienza di Francesco, al punto tale che nel suo testamento dice e scrive anche lei Illumina il mio cuore. E vedevamo come il cuore è la sintesi di tutta quanta nella Sacra Scrittura la vita di una persona. Ecco perché Francesco non dice illumina la mia mente, ma illumina il mio cuore. Cioè lascia che la mia vita venga totalmente irradiata dal tuo mistero di luce. Io voglio riflettere e sottolineare ancora un po' questo aspetto della luce e delle tenebre, che è presente nel prologo al Vangelo di Giovanni. In lui era la luce e il Verbo è la luce, e la luce era la vita degli uomini. La luce è venuta nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Che poi, insomma, quel substrato che la liturgia ci fa leggere anche al Natale, nel profeta Isaia, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Probabilmente noi dovremmo fare molto più attenzione ai segni della liturgia che ci propone Cristo come la luce. L'abbiamo continuamente davanti, questo Dio luce, nel mistero soprattutto della Pasqua, di questo cielo pasquale che troneggia nei nostri absidi, nel presbiterio, e che ci ricorda proprio il Cristo luce. E probabilmente dovremmo maggiormente riflettere ed interiorizzare questa intuizione straordinaria di Francesco. Noi senza Cristo ci troviamo nelle tenebre. Noi senza Gesù Cristo non conosciamo la luce. Noi non possiamo donare luce se nella nostra vita non c'è Cristo. E noi possiamo diventare quella lampada che arde e risplende e viene messa sul lucerniere per far luce a tutti coloro che sono nella casa, soltanto se dentro di noi c'è lo Spirito Santo che ci fa bruciare di carità. Questo dobbiamo riferirlo alla vita delle nostre comunità, alla nostra stessa vita. Noi facciamo difficoltà nelle nostre relazioni fraterne perché crediamo che gli altri non abbiano questa luce, ma in realtà sottaciamo la responsabilità che ciascuno di noi ha per essere lampada che arde e risplende nella casa. Se noi ci avvicinassimo ogni giorno all'Eucaristia, guardando quelle candele che splendono sull'altare, dicendo a noi stessi: io devo essere come quella candela, probabilmente vivremmo la celebrazione dei sacri misteri in una maniera diversa. Cioè Cristo è luce nella nostra vita, noi riusciamo ad essere quelle lampade che vengono plasmate dalla grazia dello Spirito Santo, riempite dell'olio del suo amore per risplendere, oppure questa luce, come le vergini del Vangelo di Matteo, il capitolo 25, è una luce che teniamo soltanto per noi? Allora cerchiamo di riflettere su questo Cristo luce e cerchiamo di riflettere e di riconciliarci con le tenebre che scandiscono la nostra vita, perché o meglio a noi tenerlo da te. Cioè, che cosa voglio dire? È che noi molto spesso rifiutiamo il mistero della nostra debolezza che tanto ci scandalizza. Rifiutiamo le tenebre del nostro fratello perché rifiutiamo le nostre stesse tenebre. E invece se riuscissimo a riconciliarci con questa nostra debolezza, con questo nostro mistero di tenebre, la vita fraterna sarebbe veramente molto più gioiosa, molto più serena. Gli errori miei, i miei peccati, così come i peccati dell'altro che mi sta dinanzi, non sarebbe uno scandalo per me, ma sarebbero le occasioni di cui Dio si serve per continuare ad essere luce, per continuare ad essere realmente nella nostra vita la sorgente di grazia, di misericordia e di salvezza.